in questo video un gioco fantastico di tennis in tre dimensioni. Lo sviluppatore, da un nome veramente particolare, ha sviluppato tantissimi titoli di giochi diversi che vanno dalle bocce al bowling, al tris, tennis, tiro con l'arco, proprio con il motore di gioco Unity e in tre dimensioni. Potete trovarlo gratuitamente in Play Store, come tutti gli altri titoli. Andiamo a vederlo. Questa è la schermata di benvenuto. In basso a sinistra la possibilità di valutare il gioco su Play Store. In basso a destra altri tre giochi suggeriti. Qui vediamo invece la possibilità di iniziare un torneo, una lega oppure una partita arcade velocissima al momento. Scegliamo per il momento questo. Riguardo livello di abilità, tre scelte: novello, intermedio o esperto. Iniziamo con novello. Scegliamo tra 14 diverse bandiere per noi e per l'avversario. Vediamo bandiera italiana, bandiera tedesca e guardate che gioco fantastico non è questo. A volte sbagliamo, quindi punto 1 all'avversario, per battere si fa così e vedete si può prendere la racchetta e colpire anche all'ultimo secondo. Cambio di servizio, vediamo se riesco a fare un punto. Veramente si riesce proprio a dare un effetto vero e si ha proprio un'alta sensazione di realismo effettivo nei colpi e questo è importantissimo per l'esperienza di gioco, che per quanto sia appunto un gioco che dà il meglio di sé su schermi grandi di tablet, è importante che si abbia la sensazione di poter giocare proprio come su un tavolo da tennis vero nella realtà. In basso a destra l'icona pausa, mettiamo in pausa, ricominciamo da zero oppure continua, ma noi abbiamo scelto di andare ancora alla schermata principale. Questa volta scegliamo torneo. Per il torneo però servono due monete, la Coppa del Mondo 15 monete e le Olimpiadi 30 monete. Io vedo in alto a sinistra che ne ho 0, ho giocato poco e non sono molto bravo, quindi non possiamo fare nulla per il momento. Vediamo però in alto a sinistra che se diamo un mi piace al gioco abbiamo ben 3 monete più 3 monetine gratis per giocare. Scegliamo comunque, vediamo che la modalità Lega, questa volta scegliamo americano, vediamo che ci vengono proposti altri 7 avversari. Iniziamo contro il Giappone, Ryo Yamada, e vediamo se riusciamo a vincere. Questa volta, avete visto, non ci ha fatto scegliere la modalità di difficoltà del gioco, però è veramente importante, è veramente, cioè, divertente, fantastico questo gioco, uno dei migliori assolutamente da scaricare. Abbiamo sbagliato. Questa volta però, nella modalità torneo, un punto nostro o dell'avversario vale più di un punto. Siamo riusciti a farne uno noi. Dopo 5 punti, dopo 6 punti, cambio del servizio. Lo sfondo del tavolo e anche dell'ambiente di gioco è sempre lo stesso.
Lui è arrivato fino a 11 e ha vinto, noi abbiamo perso. Abbiamo guadagnato 10 punti esperienza, e meglio di nulla. Ritorniamo all'applicazione in Play. Vi faccio vedere il peso di 12,60 MB, veramente proporzionale a livello di grafica del gioco e delle funzioni. Adesso me ne scarico qualcun altro che mi piace come questo e vi do l'arrivederci al prossimo video.